Benito Mussolini, Roma, 26 maggio 1927, Montecitorio, Camera dei Deputati. Oggi non sarò breve. Benito Mussolini, con il suo gesto abituale, si è appena aggiustato il nodo alla cravatta. Nell'aula di Montecitorio, semibuia, centinaia di parlamentari provenienti da ogni regione osservano un silenzio assoluto. All'ordine del giorno è la discussione del bilancio, ma da settimane tutti attendono questo discorso, annunciato come un ampio giro d'orizzonte sul presente, sul passato e soprattutto sul futuro del Paese. Un bilancio è un oroscopo dell'Italia fascista. Non sarò breve, perché ho molte cose da dire, e oggi è una di quelle giornate in cui prendo la nazione e la metto di fronte a se stessa. Dopo aver dispensato elogi e ringraziamenti di rito, l'oratore annuncia che il suo discorso sarà suddiviso in tre parti. Prenderà in esame l'assetto amministrativo della nazione ed esporrà le direttive politiche generali, attuali e future dello Stato. Ma prima sarà necessario affrontare un argomento inaudito, sobbarcarsi un compito spropositato. Prima di affrontare l'amministrazione e la politica, Benito Mussolini intende farsi carico di qualcosa che nessun uomo di Stato ha mai preso su di sé in passato: la salute fisica e morale della razza. Qualcuno in altri tempi ha affermato che lo Stato non doveva preoccuparsi della salute fisica del popolo. Anche qui doveva valere la massima liberista: lasciar fare, lasciar correre. Questa è una teoria suicida. Benito Mussolini punta i pugni sulla cattedra e protende il collo, quasi a voler sfidare un eventuale contraddittorio. Nessuno lo contraddice. Allora lui prosegue. È evidente che in uno Stato ben ordinato la cura della salute fisica del popolo deve essere al primo posto. Qual è il quadro? La razza italiana, cioè il popolo italiano nella sua espressione fisica, è in periodo di splendore o vi sono sintomi di decadenza? Nel corso della breve pausa retorica che segue, il silenzio dei deputati, fino a ora ossequioso, vira verso una nota più cupa e inquieta. La parola razza, sebbene addolcita dall'inflessione dialettale che smorza la Z in S, associata allo spettro della malattia come vergogna inammissibile, pende sulla folla dei rappresentanti del popolo come una messa in stato d'accusa rivolta ad personam. A un tratto, anche una costipazione intestinale, perfino un raffreddore o un alluce valgo ereditario pesano sul petto con l'infamia del tradimento. L'esame clinico della razza italiana, annuncia l'oratore, sarà corredato da molti dati di fatto e altrettante cifre. Non si creda con questo che lui condivida l'opinione di chi ritiene che siano i numeri a governare i popoli. No, i numeri non governano i popoli. Ma nelle società moderne, così numerose e complesse, sono necessarie. E allora, sugli onorevoli deputati, si abbatte una mareggiata di dati verminosi e putrescenti. La situazione della razza italiana è grigia. Le malattie sociali segnano una recrudescenza. Pellagra, tubercolosi, malaria, poi la piaga dell'alcolismo, il rachitismo, la denutrizione, la gotta, il cretinismo delle montagne, le epidemie infantili di morbillo per tosse e scarlattina. Ma sopra tutte le altre, la razza è avvilita, contagiata, azzoppata dalle malattie dello spirito. Più grave dell'abuso di alcol è l'immalinconirsi della specie, la sua infecondità, il suo braccino corto con la vita. Queste sono le malattie sociali che più preoccupano: sterilità, infecondità, urbanesimo industriale. Questi malati più terribili, i suicidi, i celibi, gli sposi infecondi. Fummo la grande proletaria, ma nell'arco di due sole generazioni del Novecento il tasso di natalità italiana è caduto dal 35 al 27 per mille. Ci sono regioni antiche e dimenticate, come la Basilicata, sottolinea Mussolini, che ancora danno figli alla patria, mentre la vigliaccheria, sono parole sue, morali e delle grandi aree urbane, glieli sottrae. L'indebolirsi del senso del tempo, della storia e della vita attorno a quel grande equivoco che alcuni ancora si ostinano a chiamare la modernità, dei centri industriali, svuota le nostre culle. Bisogna vigilare sulla razza, preoccuparsi della razza, prendersi cura della razza. Per questo motivo il regime fascista ha imposto una tassa sui celibi, per finanziare l'opera nazionale maternità e infanzia, e per lo stesso motivo sta meditando una tassa sui matrimoni infecondi. Perché non siamo troppi, siamo troppo pochi. Il fiume non va tracimando, è rientrato negli argini. Il greto, anzi, comincia a seccarsi.
Io affermo, la voce di Mussolini sale di un'ottava fin quasi a strozzarsi, che dato non fondamentale ma pregiudiziale della politica di potenza di una nazione è la sua potenza demografica. Che cosa sono 40 milioni di italiani di fronte a 90 milioni di tedeschi e a 200 milioni di slavi? Mentre il sottile terrore del nemico alle porte va diffondendosi in aula, l'oratore trascina il suo uditorio, già stordito dalla vertiginosa lista delle malattie fisiche e spirituali, attraverso secoli d'angoscia. Tutte le nazioni e tutti gli imperi hanno sentito il morso della decadenza quando hanno visto diminuire il numero delle loro nascite. Senza una frustata demografica, il destino italiano è inesorabilmente quello della decadenza. Decadenza. Ora che la parola fatidica è stata pronunciata, va ad appaiarsi alla parola razza, entrambe sospese a mezz'aria sopra le teste degli onorevoli, come i miasmi vaporosi gravarono nell'antichità sulle città maledette dalle pestilenze divine. L'urlo di Benito Mussolini giunge però a riscuotere i suoi succubi dall'incubo di secoli d'angoscia. Signori, l'Italia, per contare qualche cosa, deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà di questo secolo con una popolazione non inferiore ai 60 milioni di abitanti. Il diktat del Duce colpisce l'uditorio con la forza di un oggetto contundente. 60 milioni a metà Novecento significherebbero 20 milioni in 20 anni. Una crescita di un milione ogni anno, il raddoppio della popolazione in un secolo. Mussolini non indica come ciò sia possibile. Il processo, la genesi del miracolo che pretende, lo presenta in blocco. Lo scaglia contro l'immaginazione del suo pubblico sotto forma di un'immagine spoglia, netta e penetrante. Se si diminuisce, signori, non si fa l'impero, si diventa una colonia. L'impero. Eccola la destinazione ultima. L'idea zoologica degli italiani come razza da curare, la visione dell'uomo come animale malato conducono all'impero. All'impero o alla colonia. Tertium non datur. Così si fa l'esercito fascista, dal basso, così si fanno le generazioni di guerrieri. È necessario in un futuro non lontano poter mobilitare 5 milioni di uomini ed è necessario poterli armare. Giunti alla guerra, la visione si innalza a profezia. Noi potremo allora, domani, quando tra il 1935 e il 1940 saremo nuovamente a un punto cruciale della storia europea, potremo far sentire la nostra voce e veder finalmente riconosciuti i nostri diritti. Infine, la profezia, l'illuminazione sovrana di un istante meridiano, culmina nell'accecamento, nell'apparizione del volto familiare divenuto estraneo. Solo io vi dico che fra 10 anni l'Italia, la nostra Italia, sarà irriconoscibile a se stessa e agli stranieri, perché noi l'avremo trasformata radicalmente nel suo volto, ma soprattutto nella sua anima. Sono le 18:35. Il discorso, durato 2 ore e mezza, è finito. Le parole dell'avvenire sono state pronunciate. Razza, decadenza, regime totalitario, guerra, polizia, generazioni, impero. Il ministro delle finanze, il conte Volpi di Misurata, chiede l'onore della loro affissione. Accordato. Dai banchi dei succubi, tra il fragore degli applausi, si levano i canti fascisti. Allarmi, allarmi, giovinezza, giovinezza. Sereno in volto, compiaciuto, Benito Mussolini, circondato dagli adulatori, si avvia verso l'uscita salutando romanamente. Prima di lasciare l'aula si ferma però un istante per rivolgere un saluto alle tribune dove siede Edda, sua figlia. Avventurandosi in un futuro cui domanda l'impossibile, il duce del fascismo cerca il conforto nel sorriso remoto della figlia prediletta, la figlia della miseria, nata in una squallida casa a Forlì quando suo padre era un furibondo reietto e ora già diventata signorina. Ma Edda Mussolini, forse perché travolta dal clamore della storia, in quell'istante non restituisce al padre lo sguardo. Non c'è piaggeria peggiore di quella rivolta al tribunale del futuro. Il futuro ci giudicherà spietato e senza la minima competenza.